Ritrovati alla nuova puntata di Let's Go. Il nostro viaggio nel mondo Mercedes-Benz continua, il nostro, perché con me c'è il product expert Domenico Sperandeo, al quale do il benvenuto. Ciao Pellegrino, ciao. Domenico, benvenuto e ben ritrovato a Let's Go. Oggi parliamo di una Mercedes-Benz GLC. Vogliamo cominciare a descrivere l'auto almeno dal punto di vista estetico. Se mi permetti, vorrei cominciare dallo stemma. Esatto, allora oggi appunto presentiamo la GLC in versione sport. La versione sport appunto ha questo stemma centrale grande che rende la vettura molto accattivante e le dà quel tocco di carattere in più. La GLC è una vettura prettamente per famiglie, perché è comunque una vettura, è un SUV, il SUV di partenza di Mercedes, e ha una lunghezza di 4,60 m, un bagagliaio che va dai 550 litri fino ai 1.600, ma non dobbiamo spaventarci dalle dimensioni, perché la vettura, avendo i sensori anteriori e posteriori, vedremo come parcheggia da sola senza le mani sul volante. Vuoi parlarci un po' dei cerchi? I cerchi in abbinamento con la Sport possono essere dai 17 fino a un raggio di 20, ovviamente. Nella versione Sport in questo momento abbiamo il cerchio 18. Andiamo avanti con i dettagli. Specchietto. Certo, nello specchietto ovviamente è integrata la freccia, quindi l'indicatore di direzione, e gli specchietti sono reclinabili elettricamente, così un semplice pulsantino, prendendo un pulsante, e si oscurano nel momento in cui qualcuno ci sta abbagliando con il faro, ovviamente se ci sta qualcuno superando. A proposito del faro, ecco, il gruppo ottico è un gruppo ottico totalmente a LED intelligente su GLC. Abbiamo più tipi di gruppi ottici in Mercedes, abbiamo sia il LED statico, questo invece è quello dinamico, quindi varia l'inclinazione a seconda del raggio della sterzata, aumenta l'intensità se siamo sopra i 90 km/h, quindi tutto il fascio luminoso è bello e forte, insomma. Ecco Domenico, io non vedo l'ora di andarla a provare, però al momento descrivici per sommi capi gli interni di questa autovettura. Certo, in questa versione che proveremo abbiamo gli interni in pelle ecologica artico, che è diciamo una via di mezzo tra il tessuto e la pelle nappa, che in realtà è molto più impegnativa. È esteticamente bella come la pelle nappa, ma è facilmente gestibile come ad esempio un interno in tessuto. Molto comoda la vettura, e anche perché ha una guida ovviamente alta, e questo è tutto vantaggio della comodità e del comfort di Mercedes. E quindi non ci resta che andarla a provare. Assolutamente sì. Siamo all'interno, caro Domenico, della GLC, dobbiamo soltanto andare a fare un giro, allacciamo le cinture, let's go! Siamo partiti, Domenico, attenzione a non farsi distrarre dal sistema durante la guida, ci avvisa anche di questo Mercedes, nello specifico la GLC. Pensano a tutto. Allora, noi stiamo provando una 220, quindi è un 2143 cc con 170 cavalli. Ovviamente c'è la possibilità di acquistare anche l'altro 2.2, quindi la 250, 2143, ma con 204 cavalli. E già subito da impatto
La vettura è molto comoda, ovviamente è un SUV, e avendo il cerchio 18, quindi non troppo grande, ammortizza molto bene le asperità del terreno. Ad impatto lasciami dire che è davvero bellissima. Tu sei l'esperto di prodotto, io posso limitarmi a dirti che davvero esteticamente e anche dal punto di vista della comodità è una macchina eccezionale, molto elegante. Poi ci parlerai magari di tutta questa tecnologia che c'è qui davanti a noi. Assolutamente sì. Allora, prima di tutto bisogna dire che sicuramente è una vettura comoda, ma allo stesso tempo sportiva, perché è abbinata al cambio che è a 9 marce. Quindi si chiama 9 G-Tronic, che io posso ovviamente usare anche con il sequenziale, con le levette dietro al volante, sinistra, destra. La vettura diventa sportiva nel momento in cui la andiamo a passare nella modalità di guida sport. Le modalità di guida sono regolate dal Dynamic Select, e quindi possiamo variare in Eco, Comfort, Sport o Sport Plus. In Sport Plus, come vedete, la vettura scala di marcia, il volante diventa duro, quindi si irrigidisce, e così è più preciso. La vettura, se dotata di ammortizzatori pneumatici, detti anche Air Body Control, si abbassa fino a 2,5 cm per mantenere il baricentro basso. La vettura diventa molto più sportiva. Ecco, questa è tutta la velocità della vettura. Mi emoziona molto guidarla, perché anche se è così grande, è una vettura molto molto divertente. Ecco, parliamo anche dei consumi, no? Hai detto le varie tipologie, consumi diversi ovviamente. Assolutamente sì. Il consumo, certo, è una 4x4, una 4 ruote motrici sempre e permanente, ma i consumi sono comunque, devo dire, ridotti, perché il motore ormai è collaudato Mercedes, il classico 2.2 che è appunto super collaudato. Noi la passiamo sempre con il Dynamic Select in Eco, la vettura, quindi cammina sempre con la marcia più alta. Questo è il Dynamic Select, e possiamo notare una impostazione che è chiamata modalità sailing. Togliendo il piede dall'acceleratore, la vettura per inerzia si inserisce praticamente la marcia a folle. Wow. Cammina in folle. Come accelero inserisce di nuovo la marcia, ma ovviamente in modalità sailing, quindi in marcia a folle, la vettura consuma niente, consumi ridicoli. Nel consumo misto riesce a fare anche 18 al litro. Beh, ovviamente è importante questo argomento e sembra essere anche conveniente per chi volesse acquistare la GLC Mercedes-Benz. Invece qui cosa abbiamo? Parliamo dal punto di vista puramente estetico, molto molto bello, però insomma tanta tecnologia, come dicevamo prima, cosa serve? Menu, radio, media? Ci sono tutti questi pulsanti che regolano unitamente al touchpad o al controller tutto il sistema. Ci possiamo quindi muovere all'interno del sistema non solo con il touchpad e il controller, ma molto semplicemente premendo uno di questi pulsanti, quindi è anche molto intuitivo l'infotainment. Io premo navigatore, ma assolutamente velocissimamente il navigatore. Premo radio, ovviamente rientra in radio. Ma è molto carino, come dicevo, il touchpad, quindi io posso praticamente con un dito andare a muovermi all'interno del menu. Come se fosse un mouse, diciamo così, per quanto riguarda il computer. Se siamo però, diciamo, un attimino... Adesso un po' la chicca di questa macchina. Esatto, già sai quello che sto per dire. Immagino. Okay. Allora, sì, le dimensioni sono appunto considerevoli, ma se per esempio dobbiamo trovare un parcheggio, vogliamo parcheggiare la vettura, Mercedes, unitamente ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori, inserisce il Park Assist, quindi il parcheggio autonomo, quello senza mani sul volante. Come funziona? All'interno del quadro, qui sotto i 35 km/h, compare questa P. Significa che c'è un radar sulla destra che sta a scannerizzare il posto e quindi la vettura sta cercando parcheggio. Nel momento in cui abbiamo deciso di parcheggiare, la vettura riesce a capire lo spazio che è appunto giusto per parcheggiare. A fianco alla P compare una freccettina sulla destra. Adesso lo proviamo. Ecco, compare la freccettina, mi fermo,
inserisco la retromarcia e la vettura mi fa una domanda. Avvio park assist, io premo ok sul volante, tolgo le mani dal volante. Io adesso la regolo solo con l'acceleratore e col freno. La vettura sta praticamente sterzando da sola, bisogna solamente stare attenti. Fa un po' impressione. Sì, no? In effetti sì. Dobbiamo giusto regolarla e dobbiamo semplicemente seguire le istruzioni che ci sono all'interno, diciamo, avanti allo schermo qui. Inserisco adesso la prima, che vado a posizionare nella marcia anteriore, la vettura va avanti e si inserisce esattamente al centro tra le due vetture, quindi consente di aprire facilmente lo sportello sia a destra che a sinistra. È eccezionale questa modalità di parcheggio per tutti quelli che si scocciano, diciamo così, di parcheggiare. Ecco, adesso va a concludere la manovra. Inserisco la retromarcia senza mani sul volante, va ad inserirsi al centro. Mercedes-Benz è anche questo. Perfetto. Segnale acustico. Abbiamo parcheggiato. Quindi è terminato, sì. Quindi è molto semplice, non fa solo questo tipologia di parcheggio, quindi con parcheggi a pettine o a spina di pesce, ma anche il parcheggio classico, quello S. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Let's Go. Abbiamo scoperto la GLC Mercedes-Benz, ci hai spiegato nel dettaglio tutto, davvero un'auto fantastica, la consigliamo. Assolutamente sì, è una vettura che dovete venire a provare nella nostra concessionaria, nella DAG Auto, qui a Mano Calzati, oppure a Mercogliano, nella nuova sede. Ed è proprio tutto per questa puntata di Let's Go. Pellegrino Marciano, Domenico Sperandeo, vi aspettano per una nuova puntata. Ciao! We'll be right back.